Tutti in piazza per dire no all'ampliamento della discarica. Si è tenuto questa mattina a Sulmona un sit-in promosso dal Comitato Morrone Sulmona Valle Peligna sulla gestione del COGES e sull'ampliamento della discarica di Noce Mattei. L'intento degli attivisti è quello di sensibilizzare i cittadini a dire insieme no agli interventi per allargare l'impianto e consentire all'Aquila di scaricare rifiuti indifferenziati nel sito di Sulmona. Chiediamo ai cittadini di mobilitarsi a salvaguardia del territorio e a protestare contro l'intenzione ormai palese di trasformare l'impianto sulmonese in un centro di raccolta di rifiuti di livello regionale, se non nazionale, senza alcun riguardo per il disagio ormai insopportabile patito dalla popolazione di prossimità. Le problematiche sono emerse, diciamo, 4-5 anni fa con l'inquinamento odorifero. Praticamente una puzza che prende allo stomaco perché la percepisce è una puzza che rende impossibile la vita all'esterno, cioè bisogna chiudersi in casa, soprattutto d'estate che praticamente, insomma, anche i panni stesi sono un problema, insomma. Che cos'è questa puzza? Purtroppo la puzza contiene dell'ammoniaca, è stato accertato dall'ARTA che l'ammoniaca respirata entra in circuito nel corpo delle persone e produce danni alla salute. Questa è una preoccupazione molto forte che abbiamo. Ci siamo rivolti agli enti preposti per la salute pubblica, che sono la ASL, l'ufficio tumori della regione Abruzzo, purtroppo ci hanno sbattuto le porte in faccia, cioè come se questo problema non li riguardasse. Dopodiché questo ci ha costretto a rivolgerci alla magistratura, che finalmente ha aperto un'inchiesta e ha praticamente in questo momento inquisito il consiglio di amministrazione del periodo 19-21 con pesanti capi di imputazione. I maleodori non sono più sopportabili, in quanto si avvertono in tutte le ore del giorno e della notte. Sicuramente questo non giova alla salute dei cittadini sulmonesi, e soprattutto quelli che abitano nelle vicinanze. E le case che si trovano nelle vicinanze del Cogesa sono numerose e quindi è diventato proprio una cosa invivibile. Certe volte non si possono neanche aprire più le finestre di casa. Per quanto riguarda la gestione dei rifiuti, sicuramente è stata gestita male ed è ancora non è ottimizzata, perciò si sviluppano tutte queste questi maleodori e queste cose che rendono la vita invivibile.